È morta la giovane palermitana investita in via dell'Orsa Minore nella notte di sabato. Per il conducente dell'auto arriva l'accusa di omicidio colposo, stessa ipotesi di reato per l'anziano che ha investito e ucciso la moglie a Villa Grazia di Carini la scorsa settimana. Palermo e provincia ancora nella morsa degli incendi, weekend di paura a Trappeto, minacciati villini e un ristorante, sale ancora la colonnina di mercurio nel territorio e allerta meteo per tutta la settimana. Emergenza rifiuti, nuova crisi nel Partinicese e Carinese, Lato non ha soldi in cassa, rischiano di fermarsi operai e mezzi a nolo. Entro domani arriva l'ultimatum anche per conferire in discarica. Raid all'interno del centro per l'impiego di Partinico, messi a soqquadro armadietti e svuotato il distributore di snack e bevande. Indagine avviata dai carabinieri, si pensa ad una bravata. Lo sport calcio, il tecnico del Palermo Sannino critico con i suoi nonostante la vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia. Squadra ancora poco brillante, ora si punta a scaricare l'acido lattico. Ben ritrovati con l'informazione di TV7 per questo nuovo inizio di settimana. Come avete sentito dai titoli, apriamo con la notizia che stamattina è deceduta la ragazza di 23 anni, Maria Ragonese, a seguito dei gravissimi traumi riportati dopo essere stata investita nella notte tra sabato e domenica scorsi in via dell'Orsa Minore a Palermo. Una Seat Ibiza guidata da un palermitano di 23 anni aveva travolto lei e un'altra persona che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La giovane era finita in rianimazione allo ospedale civico, ma nonostante l'estremo tentativo dei medici di salvarla non c'è stato nulla da fare. Adesso si è aperta un'indagine per il conducente dell'automobile, c'è l'accusa di omicidio colposo e stessa ipotesi di reato per l'anziano che ha investito e ucciso la moglie a Villa Grazia di Carini la settimana scorsa. Vediamo nei particolari il servizio. Nei prossimi giorni Michele Benfante, 76 anni, dovrà nuovamente essere interrogato dai magistrati che hanno aperto l'inchiesta sull'incidente che lo scorso giovedì è accaduto a Villa Grazia di Carini, in cui l'anziano ha travolto con la sua auto la moglie Agata Esposito, morta subito dopo. Il 76enne è stato iscritto nel registro degli indagati e nelle prossime ore sarà deciso anche il giorno in cui verrà nuovamente interrogato. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. L'uomo voleva avviare l'aria condizionata della sua macchina, ma non si era accorto della marcia inserita. L'utilitaria si è così messa in moto colpendo in pieno la sfortunata donna che è morta dopo poche ore all'ospedale Villa Sofia. Una delle ruote anteriori le ha schiacciato l'addome causando diverse lesioni agli organi interni. A nulla è servito il disperato intervento chirurgico dei medici. Agata Esposito è morta sotto i ferri. L'iscrizione nel registro degli indagati della procura del capoluogo è comunque un atto dovuto, anche se in realtà non c'è alcun dubbio sulla dinamica dei fatti. È chiaro infatti che la tragedia in cui ha perso la vita Agata Esposito sia stata una fatalità. Secondo i primi risultati delle indagini affidate alla compagnia dei carabinieri di Carini, la macchina della coppia era praticamente nuova e perfettamente funzionante. I testimoni e i parenti dei due coniugi hanno raccontato e confermato l'ipotesi dell'incidente dovuto ad una distrazione. Agata Esposito, al momento della tragedia, a quanto pare, stava parlando con la figlia e con degli amici. A breve distanza c'erano anche due suoi nipoti, che solo per fortuna non sono anche loro stati travolti dall'automobile impazzita. Gli investigatori fino a questo momento escludono assolutamente altre piste. Intanto ieri mattina si sono svolti i funerali della donna al cimitero dei Rotoli di Palermo. E di nuovo emergenza rifiuti nei 12 comuni del Lato Palermo 1. La società che gestisce la raccolta dell'immondizia da Balestrata a Isola delle Femmine. La società non ha liquidità in cassa e sono pronti a fermarsi. La ditta che garantisce mezzi a nolo per la raccolta e il centinaio di operai interinali che non hanno ancora ricevuto lo stipendio. Non ci sono soldi in cassa, afferma il commissario liquidatore del Lato Antonio Geraci, e l'emergenza oramai è dietro l'angolo. Negli ultimi due mesi i comuni hanno stanziato meno del 50% di quanto dovuto. Già le periferie sono stracolme di rifiuti, la situazione è più difficile a Partinico, nelle zone più periferiche, e a Carini, soprattutto nell'area industriale. Entro domani, dice preoccupato Geraci, potrebbe arrivare il divieto a conferire rifiuti nella discarica di Siculiana, perché con la ditta che ha in gestione il sito si sono accumulati sostanziosi arretrati di fatture. Palermo e provincia ancora nella morsa degli incendi, weekend di paura a Trappeto, minacciati villini e un ristorante, sale ancora la colonnina di mercurio nel territorio e allerta meteo per tutta la settimana. Da oggi ha inizio la settimana più calda a Palermo e provincia, il che significa non solo allerta per il pericolo di ondate di calore, ma anche allarme incendi. Considerato che nel territorio provinciale sino ad oggi si è registrato un'impennata di incendi nell'arco di tutta l'estate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, la situazione appare abbastanza preoccupante. Già nel weekend appena trascorso si è registrato l'ultimo devastante incendio nella zona di Trappeto in Contrada Puma, dove sono stati minacciati villini e il conosciuto ristorante Mirage. Il fuoco è partito per cause imprecisate
intasate sino a circondare entrambi i lati della vallata, un rogo alimentato dalla presenza di alte sterpaglie e canneto che ha finito per lambire le villette e il ristorante. Ad intervenire l'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco, Volontari di Protezione Civile, i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Partinico, che hanno operato per diverse ore per avere ragione delle fiamme. Due fronti sono stati organizzati, una squadra ha operato a valle ed un'altra a monte per circoscrivere il rogo ed evitare così che potesse arrecare danni. Alla fine non è stato neanche necessario far evacuare l'aria. Un episodio che si è scatenato a causa delle alte temperature e la nuova ondata di calore prevista per questa settimana potrebbe far alzare ulteriormente il rischio di nuovi devastanti incendi, come quello di appena due settimane fa, che ha divorato una cinquantina di ettari di macchia mediterranea tra Poggetto, Partinico e Trappeto e che ha finito per costringere alla chiusura la strada statale 187 che collega il Partinicese a Monreale e Palermo. Secondo i meteorologi, questa sarà la settimana più calda dell'estate, con l'arrivo della settima ondata di calore consecutiva proveniente dal Nord Africa. L'anticiclone tropicale Caligola lascerà il posto a Lucifero, il settimo e ultimo e più forte di quest'estate infinita. Da oggi è scattato l'allarme caldo in ben 13 città italiane, tra queste figura Palermo, dove la temperatura raggiungerà punte massime di 35-36 gradi tra mercoledì e venerdì. È una vera e propria tempesta di caldo, in gergo tecnico hot storm, quella che sta per abbattersi sul Mediterraneo. A partire da mercoledì si aggiungerà l'aggravante dell'umidità che, aumentando per via dei venti di scirocco, inasprirà la sensazione di afa. Caldo e siccità continueranno ad oltranza fino alla fine del mese di agosto al centro-sud. Un documento sottoscritto da 35 pubblici ministeri palermitani è stato inviato al procuratore Messineo perché intervenga sui capi dell'arma al fine di scongiurare il trasferimento del maggior Antonio Coppola, comandante del nucleo investigativo. Vediamo i particolari. 35 magistrati della Procura hanno sottoscritto un documento per scongiurare il trasferimento del maggiore Antonio Coppola, il comandante del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, memoria storica degli ultimi 10 anni di indagini antimafia a Palermo. Sta seguendo delicatissime inchieste su Cosa Nostra, hanno scritto i PM, chiedendo al procuratore capo Messineo di parlare con i vertici dell'arma. Ma l'appello sembra essere caduto nel vuoto, la stangata arriva ugualmente. Antonio Coppola sarà trasferito al nucleo tutela patrimonio culturale di Roma. In procura c'è preoccupazione, espressa anche nei giorni scorsi dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi a Repubblica. Andranno via contemporaneamente il comandante provinciale Teo Luzzi e il comandante del reparto operativo Paolo Piccinelli, i colonnelli Giuseppe Dei Riggi e Pietro Salzano, che comandano i gruppi di Palermo e Monreale. Non c'è più alcuna corrispondenza tra quanto ci si era ripromessi di realizzare, quanto si sta concretizzando e quanto è invece necessario attuare. È scritto nella lettera di dimissioni che il vice sindaco di Palermo, Ugo Marchetti, ha spedito a Leo Luca Orlando. Tu, Luca, il sindaco lo sai fare e lo hai fatto splendidamente nell'altro secolo. Spetta ora ancora a te interpretare questo ruolo in questi tempi nuovi. Tempi in cui, secondo Marchetti, servono rigore e scelte drastiche attraverso una diffusa bonifica di sacche di inefficienza economico-finanziaria e di forme di pluriennali contaminazioni negative originate dalle società partecipate. Ma, scrive il generale, nulla di questo è accaduto, nonostante la singolare frequenza di richieste di atti da parte della magistratura contabile e ordinaria. Raid all'interno del centro per l'impiego di Partinico, messi a soqquadro armadietti e svuotato il distributore di snack e bevande, indagini avviate dai carabinieri, si pensa ad una bravata. La catena di furti a Partinico non si arresta, questa volta è toccato persino al centro per l'impiego di Via Aosta, l'ex ufficio di collocamento, preso di mira da un gruppo di malviventi nella notte. Il bottino alla fine è stato magro e non poteva essere altrimenti, appena qualche decina di euro racimolati dalla macchinetta di distribuzione di bevande e snack e nulla di più. Per il resto gli autori del raid hanno semplicemente messo a soqquadro i vari uffici da dove sono stati scardinati tutti gli armadietti. Da una prima ricognizione fatta questa mattina dal dirigente del centro, Gioacchino Vitale, pare che non manchino documenti né siano stati creati ulteriori danni. Appare quindi plausibile che non sia certamente di fronte ad una banda esperta, come invece è emerso nei vari furti accaduti negli ultimi mesi in appartamento e attività commerciali. Si pensa a qualche bravata di adolescenti oppure al gesto disperato di chi è in cerca di racimolare qualche spicciolo per tirare a campare. Ad accorgersi del furto questa mattina alle 8 all'apertura dei locali, gli stessi impiegati che hanno subito lanciato l'allarme ai carabinieri, i quali hanno effettuato un primo sopralluogo. In mattinata stessa, il dirigente del centro per l'impiego si è presentato in caserma per sporgere denuncia contro ignoti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i malintenzionati questa notte siano entrati da una finestra sul retro dei locali di
di Aosta rompendo i vetri, dopodiché una volta dentro hanno divelto tutti gli armadietti e svuotato la cassettiera delle monete del distributore di bevande e snack. Non era mai successo in passato che il centro per l'impiego fosse vittima di raid simili, anche perché è risaputo che in strutture del genere non si può certamente sperare di arraffare un ricco bottino. Ecco perché gli inquirenti in queste prime ore sembrano propendere per la possibile bravata. Non vengono comunque escluse altre ipotesi al momento. Gli uffici per la giornata di oggi hanno lavorato a regime ridotto, anche perché si è pensato a ripristinare tutti i locali a garanzia del servizio per l'utenza. Sono stati comunque garantiti servizi urgenti ed essenziali. Già da domani si tornerà a lavorare a regime. A Palermo a rischio lo stipendio di 60.000 precari che attendono risposte dalla regione per sapere quale sarà il loro futuro. Vediamo i particolari nel servizio. Un esercito di precari, oltre 60.000, che attendono risposte dalla regione e che busseranno alle porte di Palazzo d'Orleans e di Palazzo dei Normanni per sapere quale sarà il loro futuro. Problemi che inevitabilmente saranno al centro della campagna elettorale del governo che subentrerà l'esecutivo di Raffaele Lombardo. Per risolvere alcuni dei contenziosi in atto, però, non ci sarà molto tempo. I contratti dei 18.000 ex articolo 23, precari in carica agli enti locali, scadranno il 31 dicembre del 2012, mentre per gli stipendi, spiega Massimo Bontempo del Movimento Giovani Lavoratori, la Regione coprirà le spese al massimo fino a ottobre. Appesa a un filo anche il destino di circa 6.000 ex ASU, impegnati nei comuni e in cooperative, che costano circa 36 milioni all'anno. Sono invece 3.300 gli ex PIP che hanno bisogno di 1 milione di euro per arrivare fino a fine anno. Più recente la questione dei forestali, 7.000 addetti all'antincendio sono senza stipendio da 2 mesi per via del patto di stabilità. Ad attendere risposte sono anche 2.000 dipendenti delle società partecipate a Multiservizi, Beni Culturali, SPA e Biosfera, che dovranno transitare nella nuova società consortile Servizi Ausiliari Sicilia, che nascerà dalle ceneri delle 3 aziende. La Giunta ha deciso di stabilizzare i lavoratori al termine della fusione tra le società. 2 motovedette dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno soccorso 2 imbarcazioni in balia delle onde del forte vento. È successo a 1 miglio dalla costa di Cinisi. Ma vediamo il servizio. Nell'ambito della campagna Estate Sicura, voluta dal generale di brigata Teo Luzzi, comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, sono stati disposti diversi servizi a mare. 3 imbarcazioni dell'arma da diversi giorni sono impegnate su tutto il litorale occidentale della provincia, compreso il capoluogo palermitano. 2 sono stati gli interventi a Cinisi, nello specchio di mare antistante la località Punta Raisi, a circa 1 miglio dalla costa. Nel corso dei servizi di pattugliamento marittimo, i militari dell'arma della motovedetta hanno prestato soccorso in mare a 2 imbarcazioni, una di 5 metri di proprietà di un palermitano e una di 8 metri di un vacanziere che aveva preso a noleggio l'imbarcazione in provincia con a bordo altre 4 persone. Entrambe rimaste alla deriva in balia delle onde del forte vento, a seguito di guasto nel motore. In entrambi gli interventi l'allarme dei soccorsi erano pervenute dalle stesse imbarcazioni, verso il 112 del pronto intervento. Le 2 imbarcazioni sono state rimorchiate sino al vicino porto di Terrasini. Per fortuna nessun ferito. Arrivano ancora fondi europei su Partinico, ammessi a finanziamento 2 opere pubbliche, il mercato del contadino e il museo agricolo. Vediamo. Presto Partinico avrà il suo mercato del contadino e il museo delle attività agricole, opere pubbliche che saranno realizzate grazie al finanziamento che sarà concesso dall'Unione Europea per complessivi 342.000 euro. 242.000 euro saranno utilizzati per realizzare il mercato del contadino, spazio di vendita dei prodotti agricoli direttamente dal produttore al consumatore a prezzi stracciati. Il mercato sarà realizzato presso l'ex Arena Lobaido, oggi piazza Papa Giovanni Paolo II, dove verrà sistemato un ufficio operativo. I lavori prevedono la chiusura di 3 porticati in via Capo dell'Acqua, attualmente ricettacolo di degrado ed atti vandalici, al posto dei quali sorgeranno un'aula didattica ed un ufficio per la gestione del mercato contadino. Darà la possibilità concreta di avere i nostri agricoltori e i prodotti che i nostri agricoltori fanno nelle nostre terre direttamente venduti ai turisti che verranno già nella prossima estate e anche ai partinicesi. Per il Museo delle Attività Agricole e Rurali sono in arrivo 100.000 euro e sono previsti lavori di consolidamento e ristrutturazione e pavimentazione, completamento impiantistiche e rifiniture presso il lato sud e il lato ovest del bene monumentale, il Palazzo RAM, l'acquisto ancora di software e attrezzature per il laboratorio. Per noi rappresenta un volano di sviluppo e quindi la diffusione della cultura dell'agricoltura, la valorizzazione l'avere la memoria delle nostre radici è importante per noi, è importante per l'amministrazione.
Le due opere sono state ammesse a finanziamento nell'ambito del GAL del Golfo di Castellammare e dentro qualche settimana si aspetta il decreto per lo stanziamento definitivo dei fondi. Io penso che entro dicembre riusciremo a realizzare e inaugurare queste opere. Sono degli aspetti prettamente tecnici, perché poi sai benissimo che sono opere, si devono fare dei bandi ad evidenza pubblica, affidare lavori, quindi tempi tecnici che stabiliscono le norme europee. Quindi io penso che entro dicembre o al limite a gennaio riusciremo ad inaugurare queste opere. Ad Alcamo il settore promozione economica e servizi ambientali del comune rende noto che nelle notti prossime tra il 23 e il 24 agosto la ditta incaricata dal comune effettuerà un intervento di disinfestazione ad ulticide in tutto il territorio alcamese. L'intervento sarà eseguito in orario notturno dalle 23 alle 5 con l'utilizzo di prodotti idonei e consentiti alla normativa vigente. In vista delle elezioni regionali del 28 ottobre, da domani partiranno degli incontri per decidere se puntare su un candidato politico o tecnico. Il conto alla rovescia è iniziato. Il PDL dovrebbe decidere se puntare su un candidato politico o tecnico in vista delle elezioni regionali del 28 ottobre. Tra i nomi in corsa, il presidente dell'ARS Francesco Cascio, il rettore dell'Università di Palermo Roberto La Galla e l'ex sottosegretario Nello Musumeci. Tanto c'è chi ritiene che l'ex presidente dell'ARS possa fare un passo indietro. Intanto, il segretario nazionale Angelino Alfano incontrerà i suoi fedelissimi e il Movimento Generazione 30, che raggruppa oltre 500 tra sindaci e consiglieri dell'isola. Se sarà il PDL a esprimere il candidato, dice il leader dei giovani amministratori Vincenzo Di Trapani, noi sosteniamo Cascio. Altrimenti, se sarà scelto un tecnico, riteniamo quella di La Galla una candidatura di alto profilo. Ma senza una larga coalizione che include moderati e senza ampi poteri, La Galla potrebbe rinunciare a candidarsi alla presidenza. Sul fronte opposto c'è Francesco Cascio, che sta intensificando gli sforzi per proporre la sua candidatura e ha dalla sua parte l'ala palermitana degli Azzurri, che reclama più spazio in lista e opportunità in giunta. Ma c'è pure la possibilità di trovare un'intesa su un terzo nome. L'ipotesi più accreditata è quella di Nello Musumeci, che consentirebbe a Miccichè di ricoprire un ruolo di prestigio a livello europeo con le elezioni del 2014. E c'è pure chi ipotizza di lanciare Giovanni Lavia, europarlamentare del PDL, punto di contatto tra l'ala catanese e il rettore La Galla. Le manovre del centrodestra mettono in allerta l'asse PD-UDC che sostiene Crocetta. Così facendo, la soluzione di liste è basata su un codice etico, quindi è in bilico. Se dovessi diventare presidente della regione, dirò addio al sesso e mi considererò sposato con la Sicilia, le siciliane e i siciliani. Guidare la cosa pubblica è come entrare in un convento e non ho neanche più l'età per certe scorribande. Lo dice Rosario Crocetta, europarlamentare e candidato governatore di PD e UDC, intervistato da Klaus Condizio su YouTube. Certamente non farò la fine di Silvio Berlusconi, aggiunge l'europarlamentare, che si è consumato sia per la sua incapacità politica che per le donne, diciamo la verità, pur avendo più anni di me. A Partinico si mette in moto la macchina organizzativa per la Notte Bianca, eventi ancora in alto mare, il comune non ha soldi, si spera in un grande spettacolo finanziato dalla regione. L'organizzazione della Notte Bianca a Partinico arriva alla sua quinta edizione, ma resta ancora in alto mare. Ormai manca qualche giorno alla manifestazione, programmata per il prossimo venerdì 7 settembre, e la programmazione resta da definire quasi in toto. Si parte anzitutto da una certezza, cioè dalla scarsezza dei fondi. A disposizione ci sarebbero tra i 15 e i 18 mila euro che, considerata la vastità degli spettacoli in via di allestimento, serviranno quasi interamente per pagare le spese vive, tra cui la SIAE. In considerazione proprio di queste ristrettezze economiche, il comune ha deciso di puntare forte sulle realtà locali, band, associazioni, artisti e quant'altro, a cui si chiede una partecipazione praticamente a costo zero. Serve però un evento di grande richiamo su cui sta lavorando il neo assessore allo spettacolo Sergio Bonni. Abbiamo chiesto alla regione siciliana che ci mandi uno spettacolo, un grosso spettacolo. Stiamo coinvolgendo tutte le associazioni musicali locali, quindi daremo tantissimo spazio ai locali. Abbiamo coinvolto anche le associazioni sportive che organizzeranno degli eventi sportivi. E ci stiamo dando da fare, insomma, affinché la Notte Bianca riesca come già è successo negli anni passati.
L'amministrazione comunale si sta mobilitando per coinvolgere quanti più artisti possibili nell'intento di riempire tutti i punti spettacolo che saranno allestiti, si pensa almeno in 6-7 aree della città. Non è facile perché il tempo stringe. In quest'ottica è stata organizzata per domani alle 15 al Palazzo dei Carmelitani a Partinico un incontro con associazioni, commercianti, artisti, nel tentativo di arrivare ad una stesura più concreta del programma degli spettacoli. A spalleggiare il comune la Proloco, che sta lavorando per curare l'aspetto enogastronomico e artigianale dell'evento. Quindi praticamente si sta lavorando per sagre e mercatini da organizzare. La stessa associazione invita artigiani e commercianti a farsi avanti se interessati ad esporre. Di sicuro c'è la consapevolezza che meno di 20.000 euro è davvero una cifra irrisoria per poter organizzare un evento come la Notte Bianca. Stessa somma spesa pressappoco per organizzare la recente festa della patrona, la Madonna del Ponte. Capite che l'amministrazione riescono sempre comunque a trovare dei fondi per le, come dire, per le cose particolari. Ripeto, non vi so dire la cifra che hanno speso perché non seguo le delibere in tal senso dell'amministrazione. Ripeto, la cifra non mi è data conoscerla, però se è quella che, di cui mi parla lei, vuol dire che l'amministrazione ha ritenuto opportuno o comunque ha saputo dove andare a prendere quei fondi. Sono stato a capo di quella procura subito dopo le stragi del 92 per quasi 7 anni. I risultati ottenuti, dati alla mano, sono questi. Mafiosi, latitanti e non, arrestati in quantità industriale. Come mai accaduto, né prima né dopo. Una slavina di pentiti, una vera diserzione di massa, perché noi dimostravamo di volere fare sul serio. Lo sottolinea Giancarlo Caselli, ex capo della procura di Palermo, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Sono risultati straordinari, unici al mondo. Abbiamo contribuito insieme ad altri a salvare l'Italia. Non pretendiamo di essere pensati, avvolti nel tricolore, certamente, aggiunge, possiamo anche essere criticati, ci mancherebbe, ma sempre nel rispetto della verità che emerge dai dati di fatto. E adesso la pagina dello sport, calcio, il tecnico del Palermo Sannino, critico con i suoi nonostante la vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia, la squadra ancora poco brillante, ora si punta a scaricare l'acido lattico accumulato nei muscoli durante la pesante preparazione estiva. Ma vediamo nei particolari le interviste. È stata una partita dove contava il risultato, i 3 punti sono importanti, è un buon viatico, sicuramente non bisogna fermarsi sul risultato, bisogna vedere oltre. E oltre si dice che bisogna lavorare ancora, bisogna secondo me cercare quella brillantezza che stasera non c'è stata. È stata una corsa un po' monopasso, no? Dovuto ai carichi di lavoro, al caldo, vedo che anche lei è sudatissimo. Anche lei è sudata, no, lei è spettacolo, lei è sudato. Anch'io sono molto sudato. E sicuramente il risultato ti dà anche la voglia di lavorare meglio, di poter ritornare martedì con il sorriso, pensando che domenica col Napoli è tutta un'altra storia. All'inizio non riuscivamo a trovare lo spunto giusto per fare gol, però ci abbiamo provato, poi gli errori vari dei singoli non ci ha permesso di fare gol. Credo però che la partita sia stata fatta bene, con l'intensità giusta. E niente, alla fine è arrivato il risultato buono, una prestazione abbastanza buona, anche se c'è da migliorare, dobbiamo solo continuare così. Era importante passare il turno, ci tenevamo e la Cremonese già aveva fatto vedere grandi prestazioni, quindi non era facile assolutamente. Infatti abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio, però poi siamo venuti fuori. Ho già dimostrato che prendermi tutte le responsabilità, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, l'ho sempre fatto, quindi fino a quando sarò qua lo farò. È importante che noi lavoriamo come stiamo facendo, seguiamo un po' quello che vuole il mister e poi alla fine vedremo, non lo so. L'importante, ripeto, è che la squadra dia il massimo ogni momento che entra in campo, poi gli obiettivi magari li faremo più avanti. E non ci sono più notizie dell'ultima ora, l'informazione di TV7 si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto e risentirci per le prossime edizioni.